Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV 38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano il dibattito in aula su quanto accaduto davanti al liceo Michelangelo di Firenze nei giorni scorsi con l'aggressione subita da parte di due studenti di sinistra aggrediti da alcuni esponenti, giovani esponenti di Azione Studentesca, 6 in tutto gli identificati. Alta tensione sul dibattito in aula con una mozione che è stata approvata a maggioranza. Il Consiglio regionale, con una mozione approvata a maggioranza, ha espresso solidarietà agli studenti aggrediti davanti al liceo Michelangelo di Firenze da un gruppo di giovani di Azione Studentesca. L'atto, presentato dal gruppo del PD, impegna inoltre la Giunta Toscana ad attivarsi nelle sedi opportune affinché vengano assunti tutti i necessari provvedimenti per garantire la libertà e l'incolumità degli studenti, invitando a partire dal governo a condannare fermamente quanto accaduto. La mozione è stata emendata da Italia Viva prevedendo che in caso di eventuale procedimento penale la regione si costituisca parte civile, respinta invece dall'aula la mozione presentata da Fratelli d'Italia e votata anche dalla Lega, nella cui premessa si parla di una violenta rissa di fronte al liceo sulla quale risultano ancora in corso le indagini da parte degli organi competenti. Nell'atto inoltre si sottolinea che nelle scorse ore, durante il corteo antifascista promosso dalla sinistra cittadina, si sono verificati una serie di episodi fortemente deprecabili e violenti. Il tentativo era stato quello di fare un atto unitario di tutto il Consiglio corale, ma purtroppo non è stato possibile perché vi è stato il tentativo di diluire in una condanna di ogni tipo di violenza, di qualunque matrice, condanna peraltro sempre possibile e da tutti condivisa, la condanna dei fatti specifici di Firenze della settimana passata. Di fronte a questo il Partito Democratico ha fermamente ribadito come sia necessario di volta in volta condannare l'episodio di cui si sta parlando e che questo sarebbe tanto più necessario quando gli autori della violenza sembrano essere militanti di forze politiche che al momento sono alla guida del Paese. Un senso di responsabilità forse maggiore, questo auspicava il Partito Democratico, avrebbe consentito, condannando quell'episodio, di mandare un messaggio corale da tutto il Consiglio regionale. Questo purtroppo non è stato possibile e quindi la maggioranza ha approvato il proprio atto di ferma condanna, dichiarando sempre la disponibilità a condannare gli atti di violenza di qualunque matrice essi siano, ma chiamando ciascun atto con il loro nome, non parificando e non giustificando gli uni atti con gli altri. Una questione molto dura, forse la più dura del Consiglio regionale. Chiediamo al Consiglio regionale della Toscana e quindi alla Regione Toscana di prendere un impegno di costituirsi parte civile qualora venga istituito un procedimento penale, e ovviamente siamo convinti che questo avverrà. Nel contempo esprimiamo massima solidarietà ovviamente anche agli insegnanti intervenuti, al corpo docente, ovviamente una condanna forte e durissima nei confronti di coloro che utilizzano la violenza per imporre un'idea, sembra rimettere le lancette indietro a una stagione che ovviamente ognuno di noi vorrebbe dimenticare. Serve usare il cervello e l'intelligenza per portare avanti le proprie idee e sicuramente non cazzotti, pugni o violenza. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e continuiamo a ribadirlo, è una ferma condanna per gli atti avvenuti davanti al liceo Michelangelo, però credo che il dovere delle istituzioni sia anche quello di non alimentare questo brutto clima che si sta creando purtroppo in questi giorni. Dobbiamo avere un senso di responsabilità, un senso di evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, un fatto grave, dobbiamo soltanto impegnarci affinché fatti come questi non avvengano più in Toscana e non solo in Toscana, facendo sentire sicuri i nostri cittadini, i nostri studenti all'interno e fuori dalle scuole. Quindi quello che noi crediamo e continueremo a credere,
qualsiasi condanna ferma di violenza che venga da destra, che venga da sinistra, però no a strumentalizzazioni, aspettiamo la fine delle indagini e poi presenteremo un atto per chiedere che ci sia più tutela nelle scuole e che si faccia un lavoro in sinergia come forze politiche tutte affinché non si ripeta mai niente del genere. Condanniamo sicuramente degli episodi di tale gravità e esortiamo tutte le forze politiche che hanno matrici particolari a fare attenzione a quelli che sono i contenuti delle proprie, dei propri gruppi giovanili, perché siamo venuti a conoscenza che c'è stata anche una distribuzione di manifesti all'ingresso di queste scuole e che questo episodio non è l'unico perché era già avvenuto in un'altra scuola. E faccio riferimento anche a un episodio che è avvenuto nel Lazio, dove una ragazza che era andata a rimuovere un manifesto con sopra delle svastiche, quindi dei simboli nazisti, è stata addirittura picchiata in strada. Ecco, arrivare da episodi già molto gravi a episodi estremi è un passaggio che può essere molto veloce e sul quale le istituzioni, in primis quelle scolastiche, devono fare la loro parte, ma sicuramente le forze politiche, e lo sappiamo, hanno la loro responsabilità. Novità importanti nel Consiglio regionale anche per quanto riguarda il certificato medico dopo la malattia a scuola. Addio definitivo in Toscana, infatti è legge il provvedimento voluto dalla Giunta regionale. Vediamo. Alunni e studenti toscani non avranno più bisogno di certificazione medica per rientrare a scuola dopo una malattia anche di 5 giorni o più. È legge la proposta avanzata dalla Giunta Toscana a fine dicembre 2022, che adesso ha ottenuto il via libera all'unanimità da parte del Consiglio regionale. La semplificazione era sollecitata dagli stessi medici, sottolineando che la maggior parte delle malattie infettive si trasmettono già dal periodo di incubazione e più raramente durante la convalescenza. Così, sulla base di questi studi e pareri della comunità scientifica, la Giunta ha deciso di proporre l'abolizione del certificato, misura per cui anche il mondo della scuola aveva espresso parere favorevole. Il certificato dopo 5 giorni di assenza è un certificato che non ha nessuna valenza da un punto di vista della riduzione dei contagi. Si dice anche che è molto più efficace abituare i bambini a lavarsi le mani, a arieggiare le classi. Questi sono più metodi che davvero aiutano alla riduzione della diffusione delle malattie. E quindi non c'è nessun motivo scientifico per avere la certificazione dei 5 giorni dopo 5 giorni di assenza. Quindi, per un principio di semplificazione, dalle leggi Bassanini è un principio fondamentale del nostro ordinamento, le regioni hanno la potestà legislativa di eliminare quelle certificazioni mediche che non hanno più una valenza scientifica. Ci tengo a precisare che prima di approvarlo ovviamente sono stati sentiti i rappresentanti delle scuole, c'è il parere della Commissione Quinta che è stato positivo, il parere della comunità scientifica e dei pediatri toscani che sono assolutamente d'accordo in questo senso. Ovviamente, e l'ultima cosa, sono fatte salve le disposizioni che si devono attuare nell'ipotesi nella quale, come abbiamo visto per il Covid, purtroppo si diffondesse una malattia infettiva grave e pericolosa. In quel caso la disciplina vigente permette di reintrodurre certificazioni, di introdurre misure limitative della diffusione, e la legge che noi abbiamo approvato non ostacolerebbe minimamente tali provvedimenti. Questa era una burocrazia del tutto inutile, tant'è vero che non c'è stato un passaggio di tipo politico se non quello dell'unanimità. Per conseguenza io credo che questo possa essere il primo di tanti atti che sburocratizzino un pochinino l'attività dei medici, specialmente dei medici di famiglia, che sono oberati in questo momento di carenza di medici di medicina generale da tanti orpelli di tipo amministrativo che, bene o male, dovrebbero esserne assolti. Temi nazionali dibattuti in Consiglio regionale, come quello relativo allo stop del superbonus da parte del governo, una mozione approvata a maggioranza tra le polemiche delle opposizioni chiede al governo di fare chiarezza, ma soprattutto di prendere provvedimenti rapidi sulla questione che sta
causando numerosi problemi a famiglie e imprese. L'Assemblea toscana ha approvato a maggioranza una mozione presentata dal gruppo del PD per chiedere al governo di rivedere la decisione sullo stop della cessione ai crediti per le ristrutturazioni edilizie. In particolare si chiede che venga rivista quanto prima la decisione di bloccare in modo permanente e generalizzato la concessione dei crediti d'imposta relativi agli incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica e superbonus 110%. Inoltre che venga superato il divieto previsto dal decreto di dare la possibilità agli enti locali di intervenire sull'acquisto dei crediti, creando una chiara disciplina che garantisca agli enti locali la tutela di questa operazione. Noi ci siamo messi in ascolto dei territori, delle imprese, ma come voi sapete molto bene, anche di tantissime famiglie che dopo i provvedimenti assunti dal governo sono rimaste assolutamente sconcertate, e c'è una crescente paura e un timore che questi provvedimenti possano davvero provocare guai ancora più grossi e rilevanti. Da qui la decisione di presentare una mozione con la quale noi chiediamo alla Giunta di interloquire con il governo, sia perché sia valutata la possibilità anche di tornare indietro rispetto a alcuni provvedimenti, e poi si discuta nella conferenza Stato-Regione o nella conferenza unificata affinché si possa valutare anche la possibilità da parte delle regioni e degli enti locali di procedere anche per quella strada che era stata individuata da altre regioni e da altri enti locali, e che il provvedimento del governo, con una decisione che ha lasciato sorpresi davvero tutti, perché si parla molto di autonomia, ma questo provvedimento invece ha bloccato, azzerato anche l'attività e soprattutto l'autonoma deliberazione di questi enti, e questa mozione serve per anche portare questo tema all'interno del Consiglio regionale. C'è stata una bella discussione e siamo contenti dell'approvazione. Si continua a far finta di non capire che l'operazione del superbonus ha generato circa 105 miliardi di crediti fiscali, di cui 77 non hanno ad oggi copertura da parte dello Stato, perché il meccanismo di cessione infinita di questi crediti ha creato uno scompenso, rischia di creare uno scompenso nei conti pubblici che non può essere per esempio sanato dall'acquisto degli enti locali e delle regioni, come era stato nelle settimane scorse paventato, perché questo rischierebbe di pesare sul debito pubblico italiano. Non essendo cioè una forma di finanziamento immediatamente liquidabile, gli organismi di controllo europeo avrebbero potuto considerare l'acquisto da parte delle regioni e degli enti locali come un aumento dello stock di debito complessivo del sistema pubblico italiano, con immediate ricadute in termini negativi dal punto di vista della quotazione del paese e naturalmente dell'appetibilità dei nostri titoli pubblici. Inoltre il governo è intervenuto su due altri aspetti per noi fondamentali. Il primo, togliendo la responsabilità penale solidale che bloccava le banche nel riacquistare questi crediti laddove ci fosse stato qualche problema, cioè attraverso un meccanismo immediato e automatico di responsabilità penale, che invece il governo ha tolto. L'altro, con la possibilità di spalmare questi crediti in 5-10 anni, perché non esiste lo spazio fisico e finanziario per restituire immediatamente al circuito finanziario stesso questi 77 miliardi. Questi dunque i temi principali affrontati nella puntata odierna della Voce del Consiglio, che termina qui. L'appuntamento ovviamente come sempre per la prossima settimana su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.